Anita e The Pig sono appena stati rilasciati. Vediamo insieme se vale la pena pullare su di loro. È la prima unità di tipo fuoco a 5 stelle, ed è un attaccante. Se dovessimo compararla con gli altri migliori attaccanti del gioco, come Licanroc e Pidgeot, sarebbe in svantaggio, poiché il suo modo di giocare è a mio parere troppo rischioso. La compareremo quindi con altre unità di tipo fuoco, Vulcano e Infernape e Blaine e Ponyta. Infernape è free to play, e questo è già un vantaggio. Lui e Ponyta non necessitano di pietre evolutive per dare il meglio, a differenza di The Pig. E visto che a quanto pare, queste pietre vengono date una volta al mese, valuterei bene se sfruttarle su di lui. Vediamo ora il modo particolare in cui gioca The Pig. Con nitrocarica, il Pokémon fa un leggero danno e aumenta la sua velocità. La prima mossa di solito non viene molto utilizzata, ma in questo caso, sarà fondamentale farla almeno una volta, perché questo aumenterà l'efficacia della quarta mossa. Siamo qui per vincere infatti, potenzia l'attacco di The Pig se sul Pokémon è già presente un buff alla velocità. Capirete quindi, che in assenza di un buffer come Oshawott che aumenta questo parametro all'intero team, The Pig dovrà impiegare ben due turni prima di poter fare danni elevati. Dovrà infatti prima usare nitrocarica, poi siamo qui per vincere, e poi passare a fuoco carica. Quest'ultima ha un danno di base abbastanza alto, tuttavia usandola si subirà il contraccolpo. A mio parere questo è un difetto grandissimo. Ho avuto modo di sperimentare le mosse con contraccolpo con Dusclops, e devo dire che sono veramente rischiose. Quando il nemico ha molti punti vita infatti, i danni ricevuti a se stessi da questa mossa, sono così alti che farla è praticamente un suicidio. Per ovviare a questo problema, The Pig dispone di pozione, la seconda mossa, che cura il Pokémon di qualche punto salute. Le mie perplessità vengono dal fatto che anche in questo caso, il Pokémon dipende dall'uso di due mosse. Ricordo poi che le pozioni sono solo due, e che il nemico non starà di certo ad aspettare che vi curiate. Per cui The Pig è destinato ad andare KO molto presto. Questo anche a causa delle sue statistiche. Vediamole in relazione a Infernape e Ponyta. In grafica, vedete The Pig, e non Emboar, perché hanno tolto la possibilità di vedere le caratteristiche dei Pokémon non ottenuti dal Dex. Per cui ricordate che se completamente evoluto, The Pig ha statistiche leggermente migliori. L'attacco di The Pig è elevatissimo rispetto agli altri due. Tuttavia guardate le sue difese. Sono così basse che se gli fai una carezza esplode malamente. Aggiungendoci il fatto che per fare danni si autodanneggia, questo porcellino lo vedrete in campo, sbatterete le palpebre, e appena le riaprirete sarà nell'alto dei cieli a far compagnia ad Arceus. Gli altri due, anche se fanno meno danni, possono potenziarsi più velocemente ed essere più incisivi. Infernape ha il difetto che Fuoco Bomba può fallire. La potenza è simile a quella del fuoco carica di The Pig, ma quantomeno non si uccide da solo. Come potete notare, sono rimasto un po' deluso da questa unità. Per cui chiamerò il mio inviato speciale per dirvi se vale la pena utilizzare risorse su di lei. Pronto. Inviato. Che faccio? Pullo. No, perché qualcuno deve pure iniziare a dire no a questa roba, a dire no, non lo acquisto, non mi interessa. Grazie mille. E con questo concludiamo la questione. A parte gli scherzi, a mio parere non vale la pena utilizzare gemme per Anita e The Pig. Li userete solo nell'evento corrente, per poi dimenticarli. Per adesso è tutto. Ciao.